Ciao ragazzi, sono Davide Aru. Oggi facciamo un giro sul palco di Fiorella Mannoia e vi faccio vedere un pochino cosa uso in questa reprise di tour che va avanti ormai da quasi un anno e mezzo. Abbiamo cambiato un po' di cose rispetto all'anno passato e andiamo a vedere nel dettaglio che cosa c'è di nuovo. Partiamo dalle chitarre elettriche. Abbiamo inserito questa bellissima Ibanez Paul Stanley, accordata in Mi bemolle, corde 011, la bella che dopo vi farò vedere. Poi abbiamo altra chitarra in Mi bemolle, una Gretsch, anche questa 011. Anche questa è una New Entry, molto molto bella, una Supro Hampton che magari avete già visto in qualche video che ho realizzato su YouTube. Questa è in Mi, quindi 010. Airline 2P, questa già c'è da un annetto, non l'abbiamo tolta, ci piace molto. 010 anche questa, sempre la bella, sempre la bella stessa. Poi Music Man Cutlass, Stratocaster, humbucker due singoli, 010, chitarra strepitosa con sistema tra l'altro noiseless e sul palco ci ha dato non poche soddisfazioni per ronzii che non sono mai verificati. Passiamo adesso alla parte delle acustiche e classiche. Scusate, sono un po' giù di voce. La classica ormai che è con me da un po' di tempo, Salvador Cortez, chitarra strepitosa che amo, cassa stretta, Fishman, è molto semplice. Una cosa che sto usando ultimamente, che mi è risultata molto utile, è questo Pickkeeper, che distribuisce la eco per tenere i plettri attaccati alla vostra chitarra in modo da averne sempre qualcuno a portata di mano senza tenerli intatti, sono immediati da prendere in caso di qualcuno cadesse. Altra classica, questa scusate, questa Salvador Cortez è accordata in Mi, sempre corde la bella. Questa invece è accordata in Mi bemolle, una classica della eco, la serie mia, se non erro la Massimo Varini. Simile alla Salvador Cortez, sempre cassa stretta e Fishman, anche in questo caso. Nessuna chitarra, come ho già detto nel precedente video, in nessuna chitarra usiamo il microfono interno e poi vi dirò perché. Acustica, questa ormai è con me da molto molto tempo, Richwood, la che amo e con le quali mi trovo molto molto bene. Anche qua, Pickkeeper per tenere i plettri, come potete vedere. 0,50 Dunlop sulle acustiche per lo strumming. Fishman, stessa cosa. New Entry, questa Echo Mini, serie, se non sbaglio, serie Evo, molto molto carina e mi sta bene addosso perché è piccola come me. Anche qui Pickkeeper, per i plettri, sempre 0,50 per lo strumming, sempre Fishman. Porto a vedere la chitarra acustica che teniamo sul Trespolo, che è qua, eccola qua, anche questa sempre Richwood, un Trespolo che uso per suonare il brano, quello che le donne non dicono, dove passo dall'acustica all'elettrica della nostra paritornella. Passiamo alla minuteria, tra virgolette, vediamo le corde e vediamo qualche barré. Come vi dicevo, in questo concerto abbiamo molti barré, sto usando questi Boston. Sono dei capotasto molto, molto, molto belli, affidabili, ormai hanno sulle spalle molte date e sono qui e continuano a fare il loro lavoro molto, molto bene. Minima spesa, massimo risultato. Per le corde, la Bella Strings 010, 011, come vi dicevo prima, e sulla chitarra classica, questa serie Art Tension. Vediamo invece cosa uso per la parte elettrica. Abbiamo cambiato un po' di cose, come dicevo prima, la prima cosa abbiamo tolto l'amplificatore e andiamo in diretta con l'Helix, che è qui, che è il mio backliner amatissimo, Nicola Trapassi vi fa vedere. Allora, cosa uso? Dunque, la chitarra elettrica, entrambi le chitarre, scusatemi, sia l'acustica che abbiamo sul Trespolo, che vi ho fatto vedere prima, sia la elettrica che suona continuamente, vanno entrambe solo radio. Io uso questo G70 della Line 6. Quindi la chitarra elettrica esce da qui, entriamo
nel wah-wah automatico. Uso questo wah-wah automatico, quindi senza on off, avrà accensione automatica, quindi riesco, entro nell'Helix e da qui gestisco sia la parte elettrica che la parte acustica. In che modo? Dai Canon usciamo, andiamo su banco come vi dicevo, e usiamo la chitarra elettrica, mentre invece quando usiamo una chitarra acustica, per esempio se io vado su un preset dove uso, ecco per esempio le notti di maggio, dove uso la chitarra classica, in questo caso il segnale viene pilotato su altre due uscite dell'Helix, sull'altra uscita dell'Helix, e finisce nella pedaliera della chitarra acustica, che è lì, e adesso vi dico. Stessa cosa di qua, quando passo le notti di maggio chitarra acustica, ecco qua. Cosa succede in questo caso? Il segnale viene pilotato sull'altra uscita, come dicevo, dell'Helix, e entra in queste due DI della Fishman, una dedicata alla chitarra acustica e una dedicata alla chitarra classica. Le Fishman Aura Spectrum DI usiamo, sono due DI che simulano un po' di microfono, quindi misceliamo la parte piezoelettrica della chitarra acustica e della chitarra classica con una simulazione, diciamo, fantasma del microfono. In questo modo la chitarra acustica ha un suono, diciamo, un pochino più veritiero. Detto questo, vediamo un po' cosa vi posso mostrare. Abbiamo qui i pletti che uso per l'elettrica, sono questi Banets da 1 mm, Sand Grip si chiamano. Questi con grip sono molto utili perché ho il caldo, sudo e non mi scivolano via. Credo di avervi fatto vedere tutto, spero di esservi stato utile, di aver risposto a un po' di domande che mi avete mandato sui social. E a questo punto vi saluto e vi mando un grande bacio. Buona fine estate!